Maurizio, dal 13 maggio che state pensando alla partita che si giocherà mercoledì? Ormai ci siamo, siete pronti, concentrati? Sì, ormai siamo alla vigilia, abbiamo fatto le ultime prove di quello che abbiamo provato poi da un mese e mezzo a questa parte, anche perché domani credo lì faremo solo una rifinitura dal punto di vista atletico e tecnico, ma non andremo a toccare quello che è la tattica e tutti i preparativi che abbiamo avuto tempo di elaborare in questi giorni fino ad oggi pomeriggio. La preparazione è stata lunga, ritieni che la squadra in questo momento sia anche dal punto di vista fisico a posto? Sì, no, quello senz'altro. Dispiace purtroppo, era successo anche l'anno scorso, non, almeno per la partita di andata, poi ritorno non so, non avere tanti ricambi in avanti perché Barreto e Muriel sono fuori dalla lista dei convocati per domani, sicuramente sono assenze importanti perché due giocatori innanzitutto di valore e soprattutto nello stesso reparto. Speriamo che questo non pesi poi soprattutto magari anche nella partita di ritorno. Ecco, sarà banale, ma mettiamola così, segnando un gol naturalmente si spianerebbe la strada per un ritorno nel quale poi passare il turno, provare a passare il turno. No, sicuramente fare un gol fuori casa è sempre una cosa importantissima, soprattutto in una partita così a eliminazione diretta. Vediamo, dai, purtroppo è un avversario che abbiamo studiato bene ma che poi realmente conosciamo poco, perché un conto è studiarlo sul video, un conto è averci giocato contro tante volte come può essere nel nostro campionato, quindi sicuramente sarà una partita molto particolare da quel punto di vista, come lo sarà anche per loro, perché penso che poi loro di noi pensino, abbiano visto un po' più o meno le stesse cose. Insomma. L'anno scorso vigilia dell'Arsenal, quest'anno vigilia per il Braga, il vostro stato d'animo come uguale o diverso, perché l'avversario è diverso? No, il nostro stato d'animo credo sia molto diverso, ma non perché l'avversario è diverso, perché l'anno scorso l'abbiamo vissuta quasi come un sogno, che se poi si avverava tanto meglio, diciamo così, mentre quest'anno secondo me, almeno per quanto mi riguarda, avvertiamo un po' di più il peso della responsabilità, perché insomma lasciarcelo sfuggire per 2 anni di seguito indipendentemente dall'avversario che andremo ad incontrare sicuramente ci lascerebbe un po' più di amaro in bocca rispetto allo scorso anno. Bocca al lupo. Crepi, grazie.